È opinione comune, tra i profani, pensare che la caccia di selezione, in particolare quella d'appostamento o all'aspetto, richieda al cacciatore come unica dote tanta pazienza. Niente di più falso. Chiunque decida di intraprendere questo tipo di attività potrà farlo con successo solo quando avrà maturato una profonda conoscenza delle diverse specie di ungulati, degli ambienti nei quali vivono, delle loro abitudini e del loro comportamento, che sarà differente a seconda dei terreni, delle stagioni, del sesso e delle classi di età. Ecco quindi l'avventura venatoria di Andrea, cacciatore di montagna, che è abituato a battere le vette alla ricerca di galli e camosci, come cacciatore e accompagnatore venatorio abilitato. Questa volta si misura con terreni e ungulati per lui inusuali e per questo si affida all'esperienza dell'amico e collega Michele, che lo supporta in questa uscita. È ormai giorno fatto. Due cervi movimentano l'attesa. Non sono nel piano della giornata. Michele ha preferito questa postazione, diciamo, di transito, perché nei siti di pascolo i maschi arrivano quando è ancora scuro e rientrano quando appena inizia ad albeggiare. Inoltre è proprio tra questi calanchi che Michele tre giorni fa si è imbattuto, anche se per pochi istanti, in un 18 punte. È un habitat appartato. Gli animali non sono particolarmente disturbati e in particolari circostanze si attardano, tanto da permettere il tiro. Certo, una zona da tenere in considerazione. Il cervo, nonostante si possa definire un animale sedentario, dimostra un certo erratismo e all'interno di un determinato territorio compie frequenti spostamenti, anche di chilometri, per scopi alimentari o perché disturbato. Fortemente elusivo, con tutti i sensi sviluppatissimi, ottimo corridore ed anche saltatore, oltre che nuotatore, il cervo rappresenta una sfida all'abilità del cacciatore. Quelli erano due cervi di seconda classe, sicuramente sotto i 7 anni, tutti e due. Però in movimento disturbati, perché c'è qua un animale che gira che è molto, molto, molto grosso. La caccia all'aspetto è forse quella più penalizzante, in quanto obbliga il cacciatore a diverse ore di immobilità. E l'attività di prelievo è circoscritta a poco più di un'ora e mezzo, 2 ore, da quando la luce del giorno rischiara la visuale. Dove è permesso, però, si può scegliere di proseguire l'azione di caccia con la cerca, tecnica che richiede conoscenze ancora più approfondite. Si tenta di entrare in casa del cervo e per questo bisogna sapere dove andare, che carattere ha il padrone di casa, le sue abitudini ed anche sapersi muovere nel bosco, perché in casa di Sua Maestà il cervo si entra in punta di piedi. Si va alla ricerca del trofeo. Non è facile scorgerli e l'occhio deve essere ben allenato per intravedere sagome, seppur voluminose, come quelle di un cervo, tra una vegetazione che presenta ancora molta foglia. Michele sa per certo che quella è una buona zona, amata dagli animali perché offre un ottimo riparo nei brevi boschetti in fondo ai canaloni.
forte di questa sua convinzione, prosegue senza incertezze verso una meta che al momento appare immaginaria. Ancora a terra, per osservare. In posizione sopraelevata, i nostri amici scrutano insistentemente tra il fogliame rossiccio. La luce del sole fa baluginare le foglie rossastre. Favorisce il sogno, il miraggio. Ma non è un miraggio quello che Michele intravede nel mirino del lungo. È il palco importante di un bel maschio coricato, che si staglia come una scultura arborea tra gli arbusti e un gruppetto di cervi. È il bel soggetto maestoso e apparentemente tranquillo che a sua volta sembra guardare diritto verso i suoi osservatori. Il capo atteso. La femmina si allerta, si alza. Ha avvertito il pericolo. Sembra esitare, ma poi la decisione è presa. Una frazione di secondo e si tira dietro il gruppetto, maschio compreso. Michele si produce in un grido strozzato e rauco. Il cervo si ferma, offre al cacciatore lo spunto per il tiro. Entra in azione Ulla. L'animale ha sicuramente incassato una ferita mortale e non deve avere fatto molta strada. Ulla lo ritrova facilmente, più sotto, nel suo ultimo letto, tra le braccia di un piccolo canneto. Sembra che dorma. E anche se un po' scomposto, non ha perso nulla della sua maestosità. Grazie. Grazie. Grazie.